qui in Italia si parla ormai da parecchi anni dell'esplosione che c'è stata in Spagna, insomma una specie di rivoluzione culturale che vi ha portato ai massimi livelli in tutti i settori appunto della cultura. Volevo sapere da voi, insomma, la vivete direttamente, com'è la Spagna oggi da questo punto di vista? Spagna è un paese che saliva da una situazione abbastanza triste culturalmente che era... Allora, la Spagna è uscita da una situazione molto triste, ossia la situazione del franchismo, e dopo il franchismo c'è stata una sorta di apertura a livello culturale che non sempre è stata appoggiata, anche perché molte autorità hanno pensato a fare soldi più che a promuovere la cultura. Però la Spagna è un paese molto vivo sotto questo aspetto e ha trovato quindi terreno fertile per promuovere la musica, la letteratura, il cinema, per far sopravvivere per l'appunto la cultura. Spagna per suerte ha avuto un terreno. Sì, io credo che la cultura, bueno, in Spagna sempre... La fortuna è che ci sono comunque delle persone che appoggiano la cultura e che si impegnano, che fanno quindi cinema, teatro, che scrivono, e questa è la cosa, diciamo, positiva che ci fa andare avanti per promuovere per l'appunto l'aspetto culturale della Spagna. Venendo appunto al vostro lavoro, al cinema in particolare, e tornando però un po' a quello che abbiamo detto fino adesso, tu hai fatto molti film, più di 30, però per esempio in Italia sei conosciuta principalmente per Il Labirinto del Fauno e Appalusa. Secondo te qual è il motivo che impedisce ai film italiani, ma anche ai film spagnoli, di avere un importante risalto internazionale? Spesso restano chiusi nei confini delle proprie nazioni e non riescono ad avere un impatto importante invece nel resto del mondo. Perché? Io credo che è un problema. Il problema è soltanto dell'Europa, in realtà, perché probabilmente perché c'è poco spazio. I paesi vicini potrebbero svolgere una sorta di scambio, no? Presentare più film, magari italiani in Spagna o spagnoli in Italia. Invece cosa succede? Che all'anno in Spagna si vedono due o tre film italiani, la stessa cosa succede in Italia, a meno che non c'è una super produzione, un film di Almodóvar, se no gli altri comunque non sono tenuti in considerazione. Ed è un problema grave, perché comunque molte istituzioni come l'Accademia d'Europa si sono impegnate per fare in modo che si potessero creare questi scambi, queste relazioni, però alla fine sono relazioni fittizie. La cosa grave è che comunque degli Stati Uniti si sa tutto, a Hollywood noi sappiamo tutto ciò che succede, i film più belli, i film più brutti, e non conosciamo invece i film che fanno i paesi limitrofi, e questo è un problema abbastanza discutibile. E da un punto di vista realizzativo, quindi oltre che proprio anche produttivo, se vuoi, quali pensi possano essere delle possibili soluzioni? Le coproduzioni, cercare di lavorare più a livello europeo e magari meno come singoli stati, forse? Io non sono molto partidario delle coproduzioni, mi pare che... Io non sono molto d'accordo quando si parla di coproduzione, perché l'obbligo di scegliere, che so, un attore tedesco di un'altra nazionalità potrebbe poi in un certo senso creare dei problemi a quella che è poi l'effetto naturale che deve avere il film. Secondo me il problema è il fatto che l'Unione Europea è un'unione soltanto economica e non è un'unione culturale, quindi abbiamo delle leggi per l'agricoltura, per l'industria, però non c'è un giornale che comunque esce in tutti gli stati d'Europa, quindi manca proprio la comunicazione. E tutto ciò rende difficile la collaborazione. Per esempio, nessuno dei miei 4 film è uscito in Italia, mentre i libri che ho scritto hanno comunque in teoria prettamente italiana e hanno avuto comunque successo. Il problema è che il cinema è un mercato molto difficile e nessuno fa niente per migliorare la situazione. Un'ultima curiosità proprio sul tuo ruolo di scrittore invece, il tuo ultimo libro che ha vinto un premio molto importante in Spagna è appena stato pubblicato anche in Italia, quindi insomma volevo sapere qualcosa su questa ultima tua fatica letteraria. No, è un libro che hace 9 anni che si è... Diciamo che è una sorta di continuazione del libro che è uscito già molti anni fa, che è 4 amici. Sono 4 storie diverse nella Madrid odierna e ha avuto successo in Spagna, e sono anche molto contento di come sia andato. E in pratica è un ritratto della società ed è qualcosa di reale, non è un romanzo immaginario, perché io ho voluto descrivere quella che è la realtà, non quello che magari poteva
attirare quella che era la mia immaginazione. E in effetti credo che ci sono delle situazioni molto simili che si vivono in tutte le città, quindi a Madrid, a Roma, a Milano, a Barcellona, e sono delle storie complesse che hanno differenti aspetti, differenti volti.